E il 26 aprile del 1478 e siamo all'interno di quella che i fiorentini si ostinano a chiamare Santa Reparata, in riferimento, diciamo, in ricordo della chiesetta preesistente. In realtà siamo all'interno del bellissimo duomo dedicato a Santa Maria del Fiore. È il momento della consacrazione, oppure secondo altre fonti si tratta dell'ite missa est, cioè della benedizione che il celebrante elargisce alla comunità dei fedeli. Fatto sta che un gruppo di armati si scaglia contro i fratelli Lorenzo e Giuliano de Medici. Facciamo riferimento alla celeberrima congiura dei pazzi. L'idea, diciamo, di dedicare uno storytelling a questo evento nasce anche dall'assolutamente antistorica rievocazione che è stata effettuata dallo sceneggiato Rai dedicato ai Medici, in cui veramente è stata, passatemi il termine, violentata la congiura dei pazzi, ma anche diciamo altri avvenimenti legati al contesto storico della Firenze Medicea del secondo 400. E quali sono, diciamo, le motivazioni della congiura? Beh, intanto va ricordato che i Medici, sin dall'inizio del 400, in pratica, de facto, ma non de iure, governavano Firenze sin dai tempi di Cosimo il Vecchio. Cosa vuol dire? È stata utilizzata giustamente l'espressione criptosignoria per identificare appunto il potere dei Medici. C'è un potere nascosto. Cosa vuol dire? Che ufficialmente i membri di questa famiglia non ricoprivano alcuna carica pubblica, alcuna magistratura, ma piazzavano, diciamo così, nella stanza dei bottoni i propri clienti, la propria vasta clientela, controllando quindi il potere politico e naturalmente il potere economico. La prima causa, diciamo, la prima eminenza grigia che si cela dietro questa macchinazione che doveva portare all'eliminazione fisica dei fratelli, appunto Lorenzo e Giuliano, è il Papa Sisto IV dalla Rovere, che peraltro nella serie televisiva era interpretato da Raul Bova. Sisto dalla Rovere aveva esautorato i Medici dall'amministrazione delle finanze pontificie a favore della famiglia rivale dei Medici, che dà il nome alla congiura, quella dei Pazzi, e peraltro aveva concesso anche alla famiglia dei Pazzi l'appalto delle miniere d'allume della Tolfa. L'allume, entro il contesto storico in cui stiamo parlando, è un materiale, diciamo, un prodotto molto rilevante, perché viene impiegato appunto nella lavorazione dei panni, oltre che nelle miniature, nei processi, diciamo, di produzione libraria. E questa rivalità tra i Medici e i Pazzi, peraltro, vi ricordo che si tratta di due famiglie, quella dei Medici e quella dei Pazzi, che sono imparentati, perché un De Pazzi ha sposato Giovanni De Pazzi, nella fattispecie ha sposato Bianca De Medici, venendo quindi a diventare cognato di Lorenzo e di Giuliano. Nel 1477 Lorenzo De Medici fa votare una legge retroattiva che in pratica priva la famiglia De Pazzi di un cospicuo lascito ereditario, quello di Beatrice Borromei. Tra gli altri congiurati troviamo poi un altro fiorentino, che è il Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa, che ha dei motivi di risentimento nei confronti dei Medici perché questi ultimi non avevano appoggiato la sua candidatura come arcivescovo di Firenze. Quindi queste, diciamo, sono le motivazioni che portano alla pianificazione, diciamo, di quella che sarà la congiura dei pazzi. Recentemente un altro personaggio centrale del Rinascimento italiano è stato individuato ragionevolmente come una delle
eminenze grigie della congiura, è stata rinvenuta una lettera cifrata che mostra quindi il coinvolgimento del grande Federico da Montefeltro, ritratto nel celebre profilo di Piero della Francesca, che interessato ad espandere i propri domini in Italia centrale, aveva segretamente quindi inviato delle truppe alle porte, diciamo così, di Firenze ed era chiaramente interessato alla eliminazione fisica appunto dei fratelli De Medici. Chi sono i congiurati? I congiurati in parte li abbiamo già identificati. Jacopo e Franceschino De Pazzi. Jacopo è nella serie interpretato peraltro da Sean Bean, nella serie Rai, è il patriarca della famiglia De Pazzi, appoggiato dal nipote Franceschino. Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa, Girolamo Riario, che è il nipote naturalmente di Sisto IV della Rovere, siamo in un contesto storico in cui i pontefici romani sono caratterizzati dal più sfrenato nepotismo. Girolamo Riario, che si occuperà soprattutto di coordinare, come vedremo, il piano di azione delle truppe che avrebbero dovuto invadere il territorio fiorentino. E poi abbiamo i sicari, diciamo, coloro che diciamo, si occuperanno della eliminazione fisica proprio dei fratelli dei Medici. E abbiamo un capo mercenario, il conte Giovan Battista da Montesecco, Bernardo Bandini, Bernardo Bandini Baroncelli, e Stefano da Bagnone, e Antonio Maffei da Volterra. Il piano A consiste essenzialmente nell'approfittare della visita di un giovanissimo nipote di Sisto IV della Rovere. Si tratta del cardinale Raffaele Sansoni Riario. In visita a Firenze, questo cardinale ha 18 anni e ha già ricevuto la porpora appunto cardinalizia ed è in visita ufficiale a Firenze. Peraltro, non deve stupire che nel contesto storico di cui stiamo parlando, un 18enne per i buoni uffici dello zio del prozio Papa arrivasse appunto al cardinalato. Ci muoviamo in un contesto storico appunto caratterizzato dal più sfrenato nepotismo. Soprattutto la visita del cardinale Raffaele Sansoni Riario poteva essere utilizzata come pretesto per far affluire all'interno delle mura di Firenze un nutrito gruppo di uomini armati che ufficialmente veniva giustificato come scorta appunto al cardinal Raffaele Sansoni Riario. Ed è appunto con questa scusa che diverse decine di uomini armati che vengono mascherati, ecco, come scorta del cardinale Sansoni Riario, si introduce all'interno di Firenze. Il piano A consiste appunto nell'approfittare di un banchetto organizzato presso la Villa Medicea a Fiesole per avvelenare entrambi i fratelli De Medici, Lorenzo e Giuliano. Il piano però salta perché Giuliano, indisposto probabilmente per una ferita che ha riportato durante una battuta di caccia, non si presenta al banchetto. Dal momento che il piano naturalmente mira alla eliminazione di entrambi i fratelli in modo tale appunto da decapitare la famiglia De Medici, da eliminare i maschi della famiglia De Medici, il piano viene rimandato all'indomani. Il problema è che i congiurati sanno perfettamente che il pericolo è che la notizia della congiura si diffonda per Firenze, per cui devono agire subito. E si pensa di posticipare l'omicidio durante la messa, appunto, che si sarebbe tenuta il giorno dopo, domenica 26 aprile 1478, all'interno del Duomo, all'interno di Santa Maria del Fiore. Ed è qui che cominciano
il piano comincia a fare quello che chiamiamo, diciamo, piano B, comincia a fare acqua, perché il conte di Montesecco decide, dal momento che si tratta di un atto sacrilego, uccidere degli esseri umani durante la celebrazione liturgica, si tira fuori, decide di defezionare. Per cui Montesecco, che peraltro avrebbe dovuto occuparsi di Lorenzo, decide quindi di non voler commettere questo omicidio all'interno di un luogo sacro, per di più all'interno di una celebrazione liturgica durante la messa. Per cui l'organizzazione è la seguente: Lorenzo viene affidato, diciamo così tra virgolette, l'omicidio di Lorenzo viene affidato, l'omicidio potenziale come vedremo, ad Antonio Maffei, a Stefano da Bagnone, che in realtà non sono due uomini d'arme ma sono due chierici, addirittura uno è un precettore, il precettore della figlia illegittima del De Pazzi, mentre il Bandini e Franceschino De Pazzi si sarebbero occupati invece dell'omicidio di Giuliano. Frattanto, contestualmente, l'arcivescovo Salviati, alla testa di un gruppo di armati, sono una cinquantina di uomini che sono per la maggior parte appunto fuoriusciti perugini, che sono stati, come abbiamo visto, fatti entrare all'interno delle mura in quanto scorta del cardinale Raffaele Sansone Riario. Alla testa di questi uomini l'arcivescovo Salviati avrebbe dovuto occupare il palazzo vecchio, l'attuale palazzo della Signoria, all'interno del quale naturalmente si trovavano i magistrati in quel momento fedeli ai Medici. Siamo quindi, entriamo nel vivo di questo storytelling, sono circa le 10.30 probabilmente della mattina del 26 aprile del 1478, quando la messa, diciamo, officiata da cardinale Sansone Riario sta per cominciare, quindi è tutto pianificato per uccidere i fratelli dei Medici durante la consacrazione, quando i congiurati, privi del Montesecco, si rendono conto che Giuliano è ancora assente. Per cui Franceschino De Pazzi e il Bandini si recano presso l'attuale via Cavour, quella che al tempo si chiamava la Via Larga, dove sorgeva appunto il Palazzo Mediceo, si recano a... Non deve stupire il fatto che coloro che poi provvederanno all'eliminazione fisica di Giuliano di domenica mattina potessero, diciamo, recarsi a prelevare Giuliano all'interno di casa sua. Ricordiamoci che si tratta per lo più di coetanei, peraltro i Pazzi e i Medici sono imparentati tra di loro, come abbiamo visto. Fatto sta che Giuliano di malavoglia viene portato quasi di peso all'interno di Santa Maria del Fiore. Peraltro Franceschino De Pazzi, in maniera molto subdola, lo tasta, gli dice testualmente, secondo le fonti: caro compare, in questo male vi siete, riferendosi quindi alla sua indisposizione, vi siete ingrassato. In realtà lo sta tastando per rendersi conto diciamo, Giuliano stia indossando una cotta di maglia e soprattutto se stia portando quello che lo stesso Giuliano chiamava il gentile, cioè questo coltello da cui non si separava mai, ma che malauguratamente quel giorno non porta con sé, perché probabilmente dà fastidio alla ferita che si è procurato durante la battuta di caccia. Fatto sta che durante la consacrazione i due fratelli dei Medici, che assistono alla messa per ragioni di sicurezza
davanti l'altare, ma a circa 30 metri di distanza l'uno dall'altro. Al grido di dagli al traditore, in buona sostanza, vengono aggrediti. Giuliano viene aggredito dal Bandini e da Francesco De Pazzi, che riescono ad accoltellarlo con tale veemenza da che pare che Franceschino De Pazzi si sia ferito da solo, anche in maniera piuttosto grave, alla gamba. Giuliano muore dopo un vano tentativo di resistenza, muore quasi subito. E invece Lorenzo a salvarsi grazie alla poca dimestichezza con le armi dei suoi sicari, del Maffei e del Bagnone. Non solo riesce a farsi ferire solo di striscio, ma riesce anche a sguainare la spada e a impugnare il mantello, a rotolarsi il mantello intorno al braccio sinistro a mo' di scudo e a difendersi, salvandosi la vita, riportando solo una ferita di striscio al collo, ma soprattutto dando il tempo al suo famiglio, cioè alla sua cerchia di amici, tra i quali c'è il grande umanista Poliziano, ci sono i fratelli Cavalcanti, c'è Francesco Danori, che è un cliente sodale dei Medici, che riescono quindi a temporeggiare, a sguainare le spade e a difendersi dagli attacchi di Franceschino De Pazzi e dal Bandini, che frattanto, dopo aver accoltellato e ucciso Giuliano, si stanno rivolgendo contro Lorenzo. Fatto sta che, grazie anche al sacrificio di Francesco Nori, che si becca una coltellata in pieno ventre, Lorenzo, insieme ai suoi amici, diciamo così, più stretti, riesce a chiudersi dentro la sagrestia nuova e a barricarsi all'interno. Contestualmente accade che l'arcivescovo Salviati, che avrebbe dovuto, secondo il piano, alla testa di questa cinquantina di fuoriusciti perugini, succede che, è come dicevo, con l'impresa dell'arcivescovo Salviati, che la congiura dei pazzi assume delle tinte grottesche, quando non comiche. Secondo il piano prestabilito, come dicevamo prima, l'arcivescovo Salviati, alla testa di una cinquantina di fuoriusciti perugini, deve in pratica prendere il controllo del Palazzo dei Priori, attuale Palazzo della Signoria. Il problema è che anche qui l'arcivescovo Salviati mostra tutta la sua inadeguatezza, soprattutto quando alla testa di questo gruppo di armati, che in parte lascia di guardia al portone, e con un piccolo drappello, tra i quali c'è anche il figlio di un noto umanista, è Jacopo, figlio di Poggio Bracciolini, si reca ad affrontare il gonfaloniere. Il gonfaloniere, che è un uomo dei Medici, si chiama Cesare Petrucci, è un energumene, soprattutto ha già, quando era podestà di Prato, ha già affrontato un tentativo, diciamo così, di sommossa, di colpo di Stato. E quindi è naturalmente segnato da questa esperienza pregressa. Fatto sta che l'arcivescovo Salviati avvicina il Petrucci con la scusa di dovergli riferire dei particolari legati al figlio del Petrucci, che frattanto sta facendo pratica notarile a Roma. C'è qualcosa nell'atteggiamento e soprattutto nella concitazione dell'arcivescovo, data già l'ora inconsueta, è domenica mattina, sono circa le 13, che insospettisce questo modo di fare, insospettisce il Petrucci, che immediatamente capisce di avere a che fare con un tentativo di sommossa, di colpo di Stato. Per cui il Petrucci, uomo d'azione, si arma immediatamente con uno spiedo e addirittura riesce a disarmare sia il Salviati sia soprattutto Jacopo di Poggio Bracciolini, che viene addirittura preso per i lunghi capelli e ridotto in pratica messo, diciamo, scaraventato per terra. Frattanto, la cosa comica è che il grosso dei fuoriusciti perugini, che avrebbe dovuto prendere il palazzo
il Palazzo dei Priori si è in pratica messo in trappola da solo perché si è rinchiuso all'interno della cancelleria, non sapendo chiaramente, ignari del fatto che la serratura della porta della cancelleria, una volta chiusa, poteva essere aperta o con la chiave o dall'esterno. Per cui immaginate, ecco, come dicevo prima, la congiura si tinge di toni comici, di toni grotteschi. Frattanto, però, abbiamo lasciato Lorenzo insieme ai sodali, insieme al suo famiglio, che si è rinchiuso da circa un'ora all'interno della sagrestia, all'interno del Duomo. La situazione è ancora incerta, ma frattanto i clienti, la clientela dei medici comincia a prendere consapevolezza del fallimento della congiura e gli amici, i sodali che sono rimasti fedeli ai medici, decidono di avvertire Lorenzo, di farlo uscire, di farsi vedere, soprattutto farsi vedere dai fiorentini, a dimostrazione del fallimento, diciamo, del colpo di Stato. È a questo punto che, secondo la testimonianza del poliziano, un amico di Lorenzo De Medici, che è rinchiuso insieme a loro in sacrestia, decide di arrampicarsi lungo la scalinata che portava, diciamo, ad un'apertura, diciamo, sul coro, che dava quindi sulla navata, da dove scorge il cadavere sfigurato di Giuliano De Medici, ma soprattutto dove scorge tutti i clienti dei medici, gli amici familiari, che quindi testimoniano il fallimento della congiura. Lorenzo esce, accompagnato dal poliziano e dagli altri suoi amici, e si reca presso il suo palazzo in via Larga, da dove si fa vedere dai fiorentini, si affaccia al balcone con ancora il collo sanguinante, la ferita è stata tamponata, addirittura è stata succhiata dai suoi amici per timore che il pugnale fosse avvelenato, e secondo la tradizione avrebbe detto: "Popolo mio, vi raccomando", come, ecco, in maniera velata a chiamare, così incoraggiare la repressione. Fatto sta che la gran parte del popolo fiorentino, una volta compreso che questa congiura, la congiura dei pazzi, è fallita su tutti i fronti, decide di schierarsi apertamente a favore della fazione che in pratica ha vinto, quella dei Medici. Lorenzo è ancora vivo, e così si leva il famoso grido che richiama il simbolo araldico della famiglia dei Medici: palle, palle, palle. Frattanto, qual è la situazione dei congiurati? La situazione dei congiurati è quella di un Franceschino De Pazzi, che frattanto è rientrato a casa, Franceschino De Pazzi che è riuscito a ferirsi da solo e che è sangue nudo sul letto, e poi c'è Jacopo, il padre famiglia, che a questo punto decide di tentare il tutto per tutto, sale sul suo cavallo bianco e tenta di sollevare la popolazione contro i Medici, che rispondono. Una volta che visto il patriarca della famiglia De Pazzi solo nell'attuale piazza della Signoria, lo rispondono a sassate, perché frattanto al Palazzo dei Priori, al Palazzo Vecchio, tutti i congiurati cominciano ad essere linciati dalla folla e dai famigli dei Medici, e cominciano soprattutto ad essere impiccati e scaraventati dalle finestre del Palazzo dei Priori. La congiura a questo punto può dirsi tragicamente, diciamo, conclusa. I medici, senza soffermarci troppo, i medici in pratica, Lorenzo de' Medici non farà altro che rinsaldare il suo potere sulla città fiorentina, la sua cripta signoria di cui abbiamo parlato. Seguirà, per la verità, un conflitto anche militare, ma fatto sta che di fatto fino alla fine degli anni 80, fino alla morte di Lorenzo, che diverrà il Magnifico,
il potere, appunto, mi diceva, sulla città verrà assolutamente rinsaldato. Alcuni storici sostengono che in realtà senza la congiura dei pazzi la famiglia dei Medici avrebbe finito per fallire finanziariamente, data la situazione non rosea, appunto, del sistema, diciamo, finanziario mediceo nel 1478. Fatto sta che, come ogni storytelling che si rispecchia, andiamo a vedere che fine faranno i congiurati. Beh, l'arcivescovo Salviati, Jacopo di Poggio Brazzolini, Franceschino De Pazzi e tutti gli altri congiurati che si cariche, diciamo, sono stati stanati all'interno del Palazzo Vecchio, vengono impiccati dalle finestre. Lo Jacopo De Pazzi, che riesce, dopo questo vano tentativo di sollevazione, che è stato respinto a pietrate, a sassate, viene catturato nel territorio, nel contado, qualche giorno dopo, e subirà la stessa sorte del nipote degli altri congiurati, salvo poi, per la verità, una situazione anch'essa grottesca, che sarà lo scempio del suo cadavere, che era stato prima sepolto in terra consacrata, poi appunto disseppellito, riesumato da alcuni ragazzacci. Perché Jacopo De Pazzi aveva fama di bestemmiatore, di giocatore d'azzardo, per cui a un certo punto si passa la voce che il suo cadavere sarebbe stato mal tollerato, diciamo così, in terra consacrata, viene quindi riesumato, viene addirittura utilizzato come ariete per sfondare la porta di Palazzo De Pazzi, e successivamente gettato in Arno, dove pare sia arrivato sino al mare. Il Bagnone e il Maffei, che si erano rifugiati presso il convento dell'Abbadia, verranno consegnati alle autorità qualche giorno dopo e linciati dalla folla. Pare siano arrivati, sono particolari macabri, me ne rendo conto, pare siano arrivati al Palazzo De Priori senza naso e senza orecchie. Il Montesecco, che viene arrestato, fornisce una meticolosa confessione e ottiene di essere decapitato. Il Bandini sarà l'ultimo ad essere catturato, riesce a scappare a Costantinopoli, dove verrà catturato l'anno successivo, nella fattispecie nel 1479, e verrà, come seguirà, diciamo, la sorte degli altri congiurati, perché viene impiccato dal palazzo del Bargello. Tra la folla c'è Leonardo da Vinci, che traccia nel suo quaderno degli appunti questo schizzo. E vediamo, concludiamo questo storytelling, che mi auguro sia stato esaustivo, proprio con il disegno del Bandini, l'ultimo congiurato in ordine di tempo ad essere impiccato dopo la congiura dei pazzi, che vedete è vestito in effetti alla turca. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito, qualora il video vi fosse piaciuto, ad iscrivervi al canale, oppure, se volete, a lasciare una donazione su PayPal. Trovate tutto in descrizione. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.